Presidente, avete presentato oggi questo bando importante per Bergamo e Brescia Capitale della Cultura. Di cosa si tratta? Beh, oggi è stato lanciato un progetto molto importante, perché si tratta di un'operazione da 3 milioni e 500 mila euro che andranno sui nostri territori, perciò sui territori di Bergamo e sui territori di Brescia, ed cercherà di supportare tutti quei progetti che intanto sono venuti avanti o che verranno avanti anche in questo periodo da parte delle due comunità bresciane e bergamasche. E come abbiamo già detto, privilegeremo certamente quelli che saranno in connessione tra di loro. Avete già avuto richieste, proposte? Ci sono moltissime richieste che stanno venendo avanti, molte sono state indirizzate direttamente alla cabina di regia da parte dei due comuni, ma molte stanno arrivando anche direttamente sulla nostra fondazione, e saremo molto attenti poi nell'esame di questi progetti che, ripeto, verrà fatta insieme da tutte e tre le fondazioni. Questo è molto importante proprio per far sì che si privilegino proprio in modo comune i progetti di cui si è detto anche nella precedente nostra conferenza stampa. Siete un po' l'esempio di collaborazione già voi. Ma direi che siamo forse il primo vero esempio di collaborazione. Le due fondazioni hanno voluto dare loro l'esempio a tutte le varie associazioni e enti del territorio per far sì che poi questa collaborazione questi segnali di collaborazione diventino un'ordinarietà, e questo faciliterà anche i progetti che andranno in questo indirizzo e otterranno sicuramente delle risorse.